festa delle scuole, magari c'era anche la conferenza per vedere fino a che punto era arrivata la causa di canonizzazione. Invece quest'anno hanno deciso di unire quindi a questo momento, chiamiamolo di conferenza, anche un momento di musica. Canta la ditta, il titolo dello spettacolo, e quindi avremo un momento di musica, un momento di spettacolo. Ascolteremo anche brani tratti proprio dal libro, dove naturalmente ci sono tutte le memorie che sono state, e in più ascolteremo proprio anche l'avvocato che sta scrivendo proprio la stessa causa di canonizzazione. Quindi è la festa delle suore cistercensi, e quindi oggi tutti noi siamo in festa, perché le suore cistercensi della carità sono una realtà divina importante. Qui abbiamo la casa generalizia, qui abbiamo la casa madre, e quindi tutti noi dei nati dobbiamo essere orgogliosi di loro, e soprattutto fargli subito un bel applauso affinché... gennaio 1714 moriva.
La costruzione della fabbrica era ben avviata. Pur tra tante difficoltà, l'opera procedeva spedita. Si collaborava con le prime maestre nella conduzione dell'opera, ma c'era molto da soffrire per il carattere di alcune di esse. Basta ricordare Suor Lucia Viceria Gentilotti con i suoi scrupoli e Suor Margherita Cecconi, da poco ispirata dalla scuola di segni, per la non molta prudenza usata. La serva di Dio cercava di pietarla con la carità e la dolcezza, ma era inutile. Ecco perché il Marangoni, il direttore spirituale, e Don Ambrogio, il fratello di Claudia, col consenso di quest'ultima, la convinsero a tornare a Roma. Dice il Marangoni, quantunque affranta da pietre continue e da altre frustrate di infermità, perché ad Anagni ci fosse la pace e l'opera continuasse serena. Ammiriamo il distacco della fondatrice, quasi una madre che, generando un figlio, sa di essere destinata non a possederlo, ma a donarlo. Thank you.
scuola di attore, infatti, come vi ho detto, si chiama Pinocchio Shalom, diretta da Giovanna Marini. Thank you.
chiuso. Allora, dovete sapere, scusa se mi interrompo, che il terrore mio grosso di quando faccio il spettacolo sono i microfoni. Sì. Lo sapevate voi questa sì. Sicuramente adesso funziona, perché sono da lì ha trovato la scusa. Vabbè, siamo pronti? Abbiamo ripreso un pochino. Facciamogli un bel applauso. Ma ora solo
Il 29 giugno sua strada e anche disse,
parenta e grave malattia consumata, nell'anno 40 di sua età, ha finito di vivere ed è stata sepolta nella cappella del Santissimo Rosario della nostra chiesa di Santa Sabina. Era questa di Anani, città dello stato ecclesiastico. Datasi fin dai suoi teneri anni a Cristo, gli consacrò la sua verginità professando il terz'ordine di San Domenico. Nei costumi, nella virtù e fermezza d'animo superò ella la femminile fiatezza. Singolare fu la sua pazienza provata con diverse malattie. In mezzo alle sue calamità, sia di corpo che di spirito, fu talmente forte e costante che in certo modo non parte donna. Tra i suoi pregi spicca principalmente quello della carità. Prese ella a istruire nei costumi e nella dottrina cristiana le rozze fanciulle mancanti di cultura e tutta si diede senza interruzione alcuna di tempo o di luogo a coltivare la loro amicizia. A questo fine si prese per compagne alcune vergini di specchiata virtù, strettamente tra loro unite con l'osservanza del nostro terz'ordine e con l'abitudine della vita e del cibo in comune. In questo modo gettò i fondamenti della scuola della carità, lasciando alla sua patria il vantaggio di una così pia istituzione che siamo certi che si diffonderà per altre città con grand'utile delle fanciulle. Nato in Roma, nel nostro convento di Santa Maria sopra Minerva, lì 17 luglio 1715. Il documento che abbiamo letto sta a significare la grande stima di cui godeva la serva di Dio Sor Claudia De Angelis. Il superiore generale dell'ordine non era solito comunicare la morte di una terziaria domenicana quale era l'altra. Se si fece un'eccezione per la nostra concittadina, ciò sta a provare la straordinarietà della figura. È una gloria questa anche per noi. Thank you.
Bussolo. Ed è la prima volta che anch'io canto dal vivo accompagnato da Giuseppe, quindi come ha detto Gaetano l'emozione c'è, soprattutto da parte loro. Thank you.
Vittorio Cistercensi, Suor Daniela Campanello. Bravissima. Proprio l'esecuzione e le
mani di Sabrina daranno proprio vita a questo Zampino. Sabrina Cruni continuerà ancora con omaggio per il tombo di Debussy, l'omaggio per la morte di Debussy del grande Manuel de Falla, e poi concluderà con Asturias di Isaac Albeniz. Naturalmente bisogna dire che questo brano è stato scritto in originale per il pianoforte e poi è stato adattato per chitarra da Andres Segovia. Allora, mi sembra che siamo pronti? Dobbiamo proprio staccare tutto? Va bene, allora, io quindi devo per forza poi chiudere. Sabrina Cruni.
Thank you.
Thank you.
La causa di Sor Claudia e poi la conclusione da parte del nostro vescovo.
Allora, per quanto riguarda l'ultimo brano in programma, abbiamo un brano per trombone e piano di Della Nuova. Il brano si intitola Solo dei Concours e ad esibirsi sono Giuseppe Coretti al trombone e Maria Pofi al piano. Vi accogliamo con un applauso.
Vero è che di questi 193 anni, diciamo intorno ai 170, sono stati di pace per vari motivi. Ma in ogni modo da tanto dura la casa. Ma adesso l'abbiamo ripresa appunto con l'intenzione di portarla al suo felice compimento. E questo è il quarto incontro, quindi da quel momento. Un incontro diverso è stato lì, ed io aggiungo più bello, più toccante. L'anno scorso, in questa stessa occasione, preso un impegno, che era quello di arrivare da oggi, facendo in maniera, l'anno scorso eravamo all'inizio, diciamo, della fase redazionale, poi dirò meglio che cosa si tratta, di arrivare a oggi facendo in maniera che la posizione che era risultante della fase redazionale cominciasse, come si suol dire, ad essere licenziata alle stampe. Bene, abbiamo cominciato a licenziare alle stampe la posizione della nostra causa e abbiamo cominciato, così come si suole, proprio dai sommari delle deposizioni dei testi che compendono appunto le testimonianze dei tre processi che sono stati celebrati fino. Questa della redazione della posizione è un'opera impegnativa, ci stiamo lavorando, non possiamo schierare in campo quelle grosse equip che possono vantare altro, ma ci stiamo lavorando seriamente in molti, a cominciare proprio dalle suore. Voglio ricordare in particolare il grande lavoro di madre Antonietta e insieme con il professor Raspa e con Don Agostino Santucci, che è anche vice procuratore della Camera. E per lavorare meglio, appunto per mantenere questi impegni temporali, abbiamo chiamato a collaborare anche l'avvocato della Congregazione delle Cause dei Santi, Piero Serafino. Insieme appunto completeremo la stesura e quindi la stampa della posizione, che sarà abbastanza ampia, conterrà, questo l'ho già ricordato in passato, le risultanti dei processi, il materiale documentario. Di questo terzo processo addizionale, di questo secondo processo addizionale, terzo complesso, il risultato abbiamo riacquisito anche in maniera più completa il materiale che c'era in precedenza. Sono 12 volumi quelli che abbiamo portato a Roma 3 anni fa, quasi 3 anni. Bene, quindi non mancano molti mesi al completamento della fase redazionale. Bisognerà certamente poi da mettere a punto qualche cosa, no? Alcuni ritocchi, abbellimenti, ci stanno sempre bene, e quella che poi sarà la presentazione del relatore. Ricordo il relatore della nostra causa è Monsignor José Luis Gutiérrez dell'Augustino. Poi dopo, l'ho già ricordato, ci sarà la discussione. Però ho anche ricordato l'anno passato che si è instaurata una prassi che è quella di discutere poi la causa quando c'è pronto anche il materiale per la discussione sul miracolo. Noi abbiamo, e Claudia operava prodigi già quando era in vita, abbiamo molte notizie di grazie e su quelle quindi la posizione sul miracolo troverà in quello appunto un materiale di. Non abbiamo però, è bene che ce lo diciamo con franchezza, qualcosa su cui aprire ancora un processo diocesano sul miracolo. E certamente noi possiamo fare un buon lavoro, ma non possiamo fare il miracolo. È necessario allora pregare in maniera che questa, che nella dottrina viene definita come conferma di quello che è il giudizio umano sulle velocità di virtù, di Suor Claudia avvenga al più presto, in maniera veramente da coronare tutti questi nostri sforzi. Avevo concluso in passato una frase che mi venne d'impeto 2 anni fa, non so quando, ma la festa ci sarà. Bene, la festa si avvicina. Ora,
c'è qualche domanda, dottor Bassa me ne pose alcune veramente poderose, insomma, la risposta. Prego. Siamo noi elementi per fare delle domande adeguate. Ho capito. L'anno scorso mi chiese la differenza tra beatificazione e canonizzazione, e poi mi chiese appunto proprio sul grado. Ho anticipato questi argomenti, il punto l'abbiamo fatto, un buon passo avanti. Come ripeto, possiamo metterci non molti mesi per completare, salvo appunto quelli che possono essere tocchi la stesura. Però per arrivare poi alla festa è necessario quell'altro, provvederemo comunque. Ora c'era un'altra cosa che ritenevo questa sera. Io sono anche il docente segretario dello studio della Congregazione delle Cause dei Santi. Questa istituzione è stata voluta dal Santo Padre, ormai sono 10 anni, per contribuire alla formazione di personale qualificato per istruire e trattare le cause di canonizzazione, per servire soprattutto le diocesi, ma anche la dicastero stesso, per avere appunto dei vari di collaborazione. E tra i suoi compiti lo studio organizza proprio dei corsi, che sono corsi intensivi, quindi abbastanza lenti per le persone che poi lavoreranno in queste case. Quest'anno ha frequentato il corso una suora cistercense, Suor Maria Teresa Tossimani. L'ha frequentato con diligenza, ha sostenuto i prescritti esami, che non sono cosa da poco, perché abbiamo 4 esami orali che si svolgono con le stesse modalità in vigore negli istituti, nelle facoltà, negli istituti universitari, di teologia, parte storica geografica, 2 esami giuridici, lavoro da fare in diocesi, lavoro da svolgere in congregazione, nonché un elaborato scritto su, dovevo prendere in considerazione una posizione di oltre 2000 pagine a stampa. Ha superato questi esami, si è diplomata con la qualifica magna cum laude, che è un'ottima qualifica, ce n'è un'altra. Gli altri compiti propri per aiutare
poi della sua causa, ma a disposizione anche delle strutture diocesane, per altri lavori, c'ha la possibilità di svolgere numerosi incontri. Eccellenza, siccome tanto poi lo tocca a lei per la conclusione, la prego di... Thank you.
perché in effetti volevo proprio a questo punto chiamare la madre generale. Allora, facciamo venire qui, ci sono le notizie delle ragazze del coro, venga madre generale. E le Ciao a tutti e a presto. Ciao.